Francesco De Gregori dal vivo, Caterina con la social band e Paolo Giovenchi, detto Jojo, alla chitarra acustica. Poi arrivò il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. E la chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a raccontarlo oggi non sembra neanche vero. E la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo devi rischiare la notte, il vino, la malinconia, la solitudine, le valigie di un amore che vola via, le 500 catenelle che si spezzano in un secondo e non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto e non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti consolare. Vai, Cencio. Dal vivo con la sua armonica a bocca, il principe Francesco De Gregori, grazie, Caterina, grazie. Con la social band e Paolo Giovenchi alla chitarra. Complimenti, che bello, tripudio, qua stanno tutti super eccitati, contenti di questo live così esclusivo. Per pochi e per tanti che ci ascoltano alla radio e ci seguono sulla pagina Facebook di Radio 2, per me è un'emozione particolare, perché io da quando non avrei mai immaginato un momento così nella mia vita, quando da ragazzino ascoltavo i tuoi dischi, perché io sono molto più giovane di te, sai Francesco,
da ragazzino io ascoltavo, ero un piccolissimo, non li capivo perché, però mi affascinavano. Tu vorresti un microfono, mi baci in bocca così, no, no, ecco, no, prendi il tuo. Grazie. Non si vede che sei più giovane che come. No, mamma, sto scherzando. Io ho tanto sofferto. Hai tanto sofferto. Sei un bel ragazzo, sei un bel ragazzo. Poi il botulino, insomma, tante cose. Sì, aiuta, la La liposuzione. Sì, sì. Come no? Il tennis. Sì, 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 sì. Senti, Caterina è una canzone che viene da lontano. Puoi dirci a chi era dedicata? Caterina Bueno. Grandissima cantante. Con la quale tu hai cominciato come chitarrista? Io ho cominciato come chitarrista. Pensa quanto era matta. Quando eri un giovane del folk. La chitarra. Giovane del folk studio. Sì, sì, sì. Beh, lei che cantava benissimo le canzoni popolari, era una ricercatrice. Andava nelle campagne con un registratore a raccogliere le vecchie canzoni popolari che le venivano cantate dai vecchiette, dai contadini, insomma gente che dopo un po' purtroppo non ci sarebbe stata più, quindi ci ha tramandato un patrimonio che sennò oggi non avremmo. Certo. Adesso questo è troppo serio. No, mi piace però perché no, è molto certo bello. Facciamo un discorso cazzaro. Ci penso io, dico una cazzaro. Cosa... Comunque lei era veramente un angelo, cioè una donna una meravigliosa, bellissima, cantava da Dio e quindi io ho imparato tutto quello, però tante cose di da lei. Sì, sì. Che insomma, tu suonavi con lei, la star era lei, ma quando la sera si facevano i conti, Caterina era solita dividere. Caterina divideva per tre il cachet. Sì, voglio dire, voglio chiedere a Paolo Giovenchi, lo fa anche De Gregori quando sì, dopo come il concerto, no, Paolo, mi raccomando. Dividete equamente. Non come è che mi raccomando, no, ma mi raccomando, sembra che. No, mi raccomando, di la verità, cioè a volte loro guadagnano più di me. Certo.